Siamo al porto turistico di Atene, ci stiamo imbarcando, qui alle nostre spalle il traghetto che ci porterà ad Andros. Andros è un'isola ritenuta dai nostri amici molto pescosa e con caratteristiche veramente valide per praticare la pesca dalla spiaggia. Ci imbarchiamo e fra due ore vi sapremo dire com'è. Di sicuro l'azienda Bed Bus, quando effettua i suoi test, non lo fa di certo a tavolino. Ed è così che dopo i mari africani e le spiagge corse, ora siamo qua. Siamo appena sbarcati ad Andrios, un'importante isola greca. Questo è il porto di Gabrio. Siamo qua per condividere con dei nostri amici una pescata in terra greca e per assaporare gli odori e la bellezza di questo posto, vivendolo con un'altra avventura di surf. Siamo all'alba, ci siamo portati qua all'inizio di una baia prima dell'entrata del piccolo porto di Andros. Siamo qua, il mare è calmissimo, c'è bonaccia, però verosimilmente, da quello che ci hanno detto i nostri amici, qua proprio all'alba, le prime luci del mattino, è possibile che entrino in pascolo branchi di orate e mormore di dimensioni veramente interessanti. Siamo qua, vediamo quello che succede. Senza delle orate sembra una realtà e quindi magari allungarci un attimino e proporre un buon long arm non guasta. Ho montato solo le canne con i rotanti perché la caratteristica della spiaggia è molto molto bassa e richiede lanci a lunga distanza. Un verme intero di americano. Lo mandiamo alla ricerca
di Onorata d'Italia. Questi giorni di pesca con noi Antonio e Dimos, sono due esperti pescatori locali di Sercastere, loro ci guideranno sicuramente negli spot migliori di questo momento, in questo momento particolare. Costantino, il nostro amico, ci fa da cicerone e fa soprattutto da tramite fra noi e voi, per far sì che sia molto chiaro quello che noi facciamo in queste giornate di pesca. Stiamo qua che Dimos diceva che oggi il mare è troppo calma, e per quello che i pesci che passano qua sono piccoli, troppo piccoli e mangiano la esca. Επειδή ο τόπος κρατάει αρκετές τσιπούρες, κατά καιρούς έχει δώσει μεγάλα ψάρια, ένα από τα καλύτερα δολώματα για τη συγκεκριμένη περιοχή είναι το ντόπιο το μονοδόλι. La esca che dobbiamo usare qua si chiama Bibi, però
è un bibbi differente di quello che sappiamo fino a ora, che c'ha un buco da una parte. Είναι ένα δόλωμα το οποίο το βγάζουμε μέσα από τη θάλασσα. E che lo tiriamo proprio dal mare. La differenza è che questo qua c'ha un buco, è più duro. Questa è la differenza di quello bibbi che sappiamo che è normale, diciamo. Το οποίο και αυτό το περνάμε στο αγκίστρι μας με τον ίδιο τρόπο που περνάμε το αρενίκολα, τον αμερικάνο, τον ακροβάτι. Lo mettiamo come l'arenicola, l'americano, sempre allo stesso modo. Che... Δηλαδή με τη χρήση της βελόνας, της ειδικής βελόνας. Un po' duro, così mettiamo un po' con le mani, cuciniamo. Ah. No, questo non lo prende. Ah, se lo vuoi prendere. Yeah. Stamattina l'acqua è molto limpida. Και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιώ αρματοσιά με δύο αγκίστρια. Dobbiamo usare un calamento con due ami. Για παράμαλο έχω χρησιμοποιήσει ψηλές μπετονιές numero 0,20 χιλιοστών. Il terminale deve essere troppo sottile, 0,20, così non si vede bene. Με μικρά αγκίστρια. Con piccoli ami. Και θα δολώσω στο ένα αγκίστρι αμερικάνο. L'esca che dobbiamo usare è americano. Ολόκληρο σκουλίκι αμερικάνο. Tutto le verme. E al secondo dobbiamo mettere il coreano. Con questo modo, siccome che è troppo fino, così il pesce non si vede, non vede il calamento, poi vede solo il verme e così è più facile abbeccare un bel gran pesce. Okay.
Ti ακούω, έχω ρε. Bella mormora. Sì, è arrivato il momento di spostarci, abbiamo sfruttato questo spot e come i nostri amici greci ci avevano detto, l'abbiamo sfruttato nel migliore dei modi, abbiamo pescato le prime due ore dopo l'alba, sono arrivate un paio di rate e un paio di marmore d'Italia, un bel pesce ci è sfuggito e ora ci spostiamo, andiamo su un altro spot che ci dicono sia veramente veramente valido per pescare le grosse marmore greche.
qua stiamo a Bazì. Bazì è un posto che diciamo uno dei più belli, perché c'è questa bella vista, tutta la gente viene qua per la bella spiaggia, l'acqua limpida, pure pulita, no? Sì. È un bel paese, c'è tutto diciamo, c'è molto movimento, sì, c'è bella vita qua. Molto bello. Molto, molto bello. Mentre noi adesso, dove stiamo andando? Dobbiamo passare la punta? Sì, dobbiamo andare proprio. Sì, ma dobbiamo salire questa montagna qua, dobbiamo salire proprio sopra là e poi scendiamo giù. Ok. Ragazzi, ci siamo dovuti fermare qua per forza. Sotto di noi c'è una spiaggia stupenda, a circa 300 metri a strapiombo si apre una spiaggia meravigliosa con i margini del Misto, molto misto, e sicuramente ci sono tutti i presupposti per pescare alla grande a Sercastiche. Però c'è un problema, sentiamo da Antonio qual è il problema. Περιοχή εδώ είναι παλαιόχωρα. Είναι ένα πολύ όμορφο μέρος και ένας πολύ καλός ψαρότοπος. È il posto questo, ma non ci sono accesi, non puoi passare. La macchina la devi lasciare proprio lontano, che devi fare quasi un'ora con i piedi. Così non viene nessuno, ma chi viene, chi lo fa, sicuramente a pescatanti, vedi, è una cosa che anche la scommessa, se facciamo la scommessa l'abbiamo vinta. Sicuramente. Siccome che abbiamo tanta roba da portare, mica è facile. Però Costantino, con 40 gradi cambiamo spot, perché un'ora a piedi non la facciamo.